ora guardiamo questo set che ho visto e ho detto devo comprare. Molto carino perché ha forma di valigetta, quindi potete infilarci dentro o questo set o le altre vostre Magic Kingdom e portarle in giro senza perdere pezzi, per l'appunto. Ed ecco qui l'artwork di Aurora. E la scatola è leggermente opaca, quindi non riusciamo a vederla benissimo. Cioè sì, vediamo Aurora e vediamo che ci sono anche le sue tre fatine, ma non in maniera super super chiara, diciamo. E questo set si chiama I sogni da favola di Aurora. E dentro c'è tutto quello di cui ha bisogno Aurora per il suo sonno di bellezza. Insomma, non ne basta che c'è una maledizione che probabilmente la farà dormire 100 anni. Dormiamo un altro po', mi sembra normale. E qui c'è sempre un'immagine del prototipo, perché anche qui, come potete vedere, non ha le spalle, quindi meglio che non è questo. La cosa che mi fa più ridere di questa immagine è che questa fatina, che penso sia Fauna, non mi ricordo mai i loro nomi, sembra che stia saltando sul materasso e si stia divertendo un mondo, mentre l'altra le sta dicendo «No, cosa fai?». Wow! Bene, ho tirato tutto fuori dalla scatola e questo è il letto di Aurora, sotto è vuoto ed è di una plastica abbastanza morbida e rosa perlata. Sul cuscino c'è anche un adorabile coniglietto, che tenero! Ok, montiamolo, questo è il baldacchino, sul lato ha delle rose e anche su quest'altro lato e anche qui, quindi penso che questa sia la parte davanti, si infila così. Oh, ecco che carino! E in cima c'è questa rosa rossa con su un adesivo del suo amico gufetto. Oh, che carino, lo voglio anch'io un gufo. Va incastonato qui. Quindi il suo letto è montato. Poi arriva il suo comodino con tanto di rose e il cassetto non si apre, però c'è un buco sul retro, quindi comunque possiamo infilarci delle cose. Infatti sono stupita che Aurora arrivi con ben due accessori, un bicchiere e un piatto con dei biscotti, che sono direi il pasto perfetto prima di andare a dormire, anche se poi dovrei tornare a lavarti i denti, che palle. Mettiamoli qui. Diciamo che il mio bicchiere non è molto dritto, ma ok. Poi arriva questo pezzo di cartoncino che penso sia un libro dedicato a Malefica. Non è proprio la lettura migliore prima di andare a dormire, ma insomma, magari Aurora è una patita degli horror. Ma la cosa più bella di questo set sono le sue tre fatine, di cui non ricordo assolutamente il nome. Non sono colorate benissimo, ma riescono comunque, vi giuro, a farmi venire voglia di stringerle fortissimo. Lei è sicuramente la mia preferita delle tre per quanto riguarda la posizione. Penso che lei fosse proprio Fauna. Peccato che non gli abbiano dipinto la parte dietro dei capelli. Penso che lei fosse Serenella e lei è sempre stata invece la mia preferita in assoluto tra le tre, anche quando guardavo il film da piccola. Mi pare che avesse gli occhiali, qui non glieli hanno fatti ma è adorabile ugualmente. Aurora poi arriva con due snapsin a forma di rosa e una è dorata e per quanto riguarda lei il suo viso mi piace moltissimo. Io andrei a un ballo così, non ci andrei di certo a letto, ok che devi aspettare un principe ma non esageriamo. È rosa, è molto molto bello e effettivamente se ti sforzi può sembrare un pigiama. Mi piace soprattutto questa parte bassa. I suoi capelli sono molto fedeli a quelli del personaggio del film. Anche lei, come tutte le altre, poi ha un buco per infilarle uno snapsin in testa. Però lei arriva con questa corona a copriocchi inclusa che possiamo abbassarle così per renderla pronta per dormire. E mettiamole i suoi due snaps. E mettiamola a dormire a questo punto. Beh, direi che questo set funziona ed è davvero adorabile e ha il suo perché, anche degli oggettini e il letto è molto carino. È un peccato che ovviamente sembra solamente appoggiata sopra, ma io ovviamente conto molto sulla vostra fantasia. Penso che questo set sia davvero adorabile, soprattutto se amate le fatine e la bella addormentata nel bosco. Quindi ora vediamo tutte le Little Kingdom che ho raccolto. Ed ecco qui tutte le mie Little Kingdom assieme. Elisa, ma perché le hai messe così? Cioè, hai una spiegazione logica? Ovviamente! Anna sta parlando con le fate e non aveva mai visto delle fate prima. E anche loro sembrano abbastanza sconvolte. Jasmine invece sta guardando l'orso di Merida. Anche lei non aveva mai visto un orso, almeno non penso che ce ne siano in Arabia. Elsa è sullo sfondo e sta saltando sul letto di Aurora, sperando di non essere beccata, ma Gas Gas l'ha beccata ed è sotto shock. Rapunzel sta facendo fare un giro sulla sua barca ad Aurora in pigiama.
freccia, mentre Merida sta spiegando a Tiana come lanciare con l'arco. Per quanto riguarda Cenerentola pezzente, non sono riuscita a farla stare in piedi in nessun modo, quindi sta ancora pulendo il pavimento con la sua faccia. Elisa, hai mai pensato di vedere uno psichiatra? Ma uno bravo, Povera Cenerentola. In tutto questo, quindi, abbiamo già raccolto diverse principesse. Sì, ci mancano Mulan e non c'è, giusto. Biancaneve, giusto. Belle, esatto. Pocahontas, che nemmeno lei è uscita. Ariel, hai ragione, dobbiamo assolutamente recuperarla. In ogni modo, trovo queste Little Kingdom bellissime e soprattutto questi set un pochino più grandi dove potete davvero creare delle storie e potete anche mischiare le loro storie assieme. Sinceramente la trovo una grande idea. Penso, come ho già detto, che sia la cosa più bella che Hasbro abbia creato a proposito di queste nuove principesse. Fatemi sapere se c'è qualche altra Little Kingdom che vorreste vedere, degli altri set. Insomma, scrivetemi tutto nei commenti e, come al solito, fatemi sapere tutto quello che pensate. E adesso ho un sonno della Madonna perché, come al solito, ho fatto questo video tardissimo, ma ci vediamo presto per una nuova recensione. Ciao a tutti! Ragazze, comunque questa è la mia scrivania, spero che la finiate presto.